Benvenuti a Tele CRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'aula di Palazzo Cesaroni ha dato il via libera ad alcune modifiche alla legge regionale 3 del 2013 per la ricostruzione post-sisma 2009 della media valle del Tevere. Il servizio. Con voto unanime l'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha dato il via libera a una proposta di legge unitaria della seconda commissione che apporta modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 del 2013 concernente norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009. L'evento calamitoso interessò in particolar modo Spina e la media valle del Tevere. Le modifiche legislative prevedono l'allargamento della platea dei beneficiari dei finanziamenti, comprendendo tutte le tipologie di fabbricati ad oggi non considerate nella ricostruzione e quindi rimasti incompleti. L'integrazione proposta consentirebbe sostanzialmente di inglobare nell'accesso al finanziamento tutto il patrimonio edilizio non ricadente nelle tipologie solo parzialmente considerate in precedenza, con conseguente relativo monitoraggio e stima del patrimonio stesso. Tra gli obiettivi ci sono anche quelli del ripopolamento delle aree danneggiate, il rilancio economico delle attività e la rivitalizzazione dei paesi. Con queste modifiche legislative si arriva anche a un allineamento alla normativa vigente relativa alla ricostruzione post-sisma 2016 che consente l'alienazione del diritto di proprietà salvaguardando il diritto al finanziamento. Si prevede inoltre la possibilità di cumulare i contributi del sisma 2009 con altre agevolazioni fiscali per la quota parte dei lavori esclusi dai finanziamenti, nonché quella di concedere il contributo per l'autonoma sistemazione anche a chi deve allontanarsi da casa durante i lavori per un massimo di 2 anni. Si persegue anche lo scopo di aiutare le imprese che si trovano in difficoltà con gli obblighi contributivi ai fini dell'acquisizione del DURC, facendo intervenire i comuni per i pagamenti di tali obblighi a decurtazione degli importi dei SAL, il tutto allo scopo di ottenere il rilascio dei DURC e accedere ai finanziamenti. Prevista anche l'eliminazione del divieto di procedere con il cambio di destinazione d'uso degli edifici colpiti dal sisma 2009, attualmente possibile solo dopo 2 anni dalla fine dei lavori. Parere favorevole della prima commissione al bilancio consolidato 2019 della Regione Umbria. Approvato anche il programma di attività del difensore civico regionale per il 2021. Ce ne parla David Mariotti Bianchi. La prima commissione dell'Assemblea Legislativa, presieduta da Daniele Nicchi, ha approvato il bilancio consolidato della Regione Umbria per l'esercizio 2019. I consiglieri di minoranza non hanno partecipato al voto, invece è stato approvato all'unanimità il programma di attività del difensore civico regionale per il 2021. Il bilancio consolidato della Regione Umbria contiene le consistenze patrimoniali e finanziarie del gruppo di società partecipate ed enti che fanno capo alla Regione. Si tratta di un documento contabile a carattere consuntivo che fotografa il risultato economico e patrimoniale del gruppo amministrazione pubblica, che oltre alla Regione è composto da enti strumentali, aziende, società controllate e partecipate. Lo scopo del bilancio consolidato è quello di fornire uno strumento informativo dei dati economici e patrimoniali del gruppo, inteso come unica entità distinta dalle singole società o enti che la compongono. Nello specifico del gruppo amministrazione pubblica della Regione Umbria fanno parte Umbria TPL, Umbria Digitale, Sviluppo Umbria, Parco Tecnologico Alimentare, Ater, Adisu, ARPA, Agenzia Forestale, AUR, Centro di Pari Opportunità, ARPAL, GEPAFIN, Villa Umbra e Umbria Salute. Il risultato del bilancio consolidato dell'esercizio 2019 evidenzia un utile pari a oltre 40 milioni di euro, nel 2018 era di 61 milioni. La riduzione è dovuta a minori ricavi da trasferimenti e contributi. Il Collegio dei Revisori ha espresso un giudizio positivo. Audizioni in una riunione congiunta della seconda e terza commissione dell'assessore regionale Michele Fioroni sul sostegno alla ceramica umbra. L'iniziativa, contenuta in una mozione di Bettarelli del PD, poi condivisa da Peppucci della Lega. Vediamo.
Era stata l'aula di Palazzo Cesaroni a rimandare in commissione una mozione del consigliere Michele Bettarelli del PD che mirava ad impegnare la Giunta per azioni di sostegno all'eccellenza ceramica umbra, centro del sistema ceramico italiano. Il documento, condiviso da Francesca Peppucci della Lega, è arrivato dunque in una seduta congiunta di seconda e terza commissione, dove è stato approfondito attraverso l'audizione dell'assessore allo sviluppo economico Michele Fioroni, che ha sottolineato come il settore abbia subito forti spinte concorrenziali, non cogliendo alcuni driver del cambiamento. Oggi, ha detto Fioroni, siamo chiamati a mettere insieme storia e identità attraverso un posizionamento innovativo sul mercato che sostenga una forte propensione alla internazionalizzazione. È necessario, ha aggiunto Fioroni, dare nuovi strumenti per preservare le competenze storiche che hanno fatto grandi il settore dell'artigianato, puntando alla salvaguardia di alcuni ruoli chiave della filiera, la valorizzazione del maestro artigiano, il sostegno a progetti pilota volti ad innovare la attività del ceramista rendendolo più esperto in tecniche digitali. Il documento di indirizzo, che avrà prevedibilmente la totale condivisione, verrà votato nel corso di una nuova riunione congiunta delle due commissioni prevista per la prossima settimana. Il passaggio successivo sarà l'approdo in aula. La terza commissione ha ascoltato i rappresentanti sindacali dei lavoratori della sanità per elaborare proposte e indirizzi condivisi per fronteggiare l'attuale emergenza sanitaria. Ce ne parla Paolo Giovagnoni. Le criticità segnalate dai sindacati riguardano la carenza di personale sanitario, la precarietà dei contratti che sta portando alla fuga di molti professionisti formati in Umbria verso le regioni limitrofe, che offrirebbero contratti di lavoro migliori, e le richieste economiche del personale impegnato nella seconda ondata della pandemia. Per i sindacati è stato disatteso il verbale dell'accordo con la Giunta del 5 maggio scorso, che prevedeva assunzioni a tempo indeterminato per dare un assetto più stabile alle strutture sanitarie e incentivi al personale per il riconoscimento dell'impegno profuso e dell'esposizione al rischio. Il sistema ha dovuto affrontare una seconda ondata 10 volte superiore alla prima per numero di contagi, con il doppio dei ricoveri in terapia intensiva, ma sottolineano con lo stesso organico. Gli operatori hanno fatto il possibile e l'impossibile, è stato detto, ma questa situazione non può durare troppo a lungo, serve un forte inserimento di professionisti nel servizio sanitario umbro. Le risorse economiche per i prossimi 10 anni sono state stanziate, hanno ricordato i sindacati, e saranno importanti per le assunzioni a tempo indeterminato di personale che è indispensabile. Chiesto un tavolo di confronto con le aziende e l'assessorato per tamponare l'emergenza e progettare anche il dopo con un sistema territoriale di sanità più vicina ai cittadini. E sempre la terza commissione ha proseguito le audizioni sulla proposta di legge dei consiglieri Bori e Bettarelli del PD sui disturbi del neurosviluppo per una normativa a sostegno dei pazienti e degli operatori sanitari. Vediamo. Nella seconda audizione sui disturbi del neurosviluppo, la Commissione Sanità di Palazzo Cesaroni ha ascoltato i responsabili dei distretti sociosanitari delle due USL umbre, gli specialisti in materia di disturbi del neurosviluppo e dell'età evolutiva dell'ASL 1 e dell'ASL 2 e dell'azienda ospedaliera di Perugia. Emersa la necessità di presidi ospedalieri per la salute neuropsichica in età evolutiva, che deve includere spazi di ricovero per le problematiche di emergenza-urgenza in adolescenza. Rimarcata la carenza di risorse umane nei vari servizi e l'assenza di strutture residenziali di tipo terapeutico per l'età evolutiva. Come già accaduto nel corso della precedente audizione, rivolta alle associazioni e alle famiglie coinvolte, segnalata la necessità della figura del genetista nell'ambito della consulta che con la legge si intende istituire. Tale figura è vista dagli esperti come fondamentale per una valutazione clinica e l'esecuzione di test genetici allo scopo di arrivare a una diagnosi eziologica importante ai fini di un'adeguata presa in carico di pazienti con malattie rare, dando loro adeguata certificazione che permetta di entrare in contatto con centri di riferimento a livello nazionale ed europeo. Numerosi gli atti discussi la scorsa settimana nella seduta dell'Assemblea di Palazzo Cesaroni. Eccone una sintesi nel servizio di Marco Paganini.
Nella sua ultima seduta l'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha discusso una serie di atti di indirizzo e una proposta di legge relativa alla ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 2009, che prevede l'allargamento della platea dei beneficiari dei finanziamenti e l'inserimento del patrimonio edilizio non ricadente nelle tipologie considerate in precedenza tra quelle che possono accedere ai fondi pubblici. Per quanto riguarda le mozioni, sono state approvate quella presentata da Fratelli d'Italia, che propone di rimodulare orari ed attivare una corsia preferenziale per bambini fino a 6 anni, disabili, over 65 e donne in stato di gravidanza per l'effettuazione di tamponi rapidi con la modalità del drive-thru. Voto favorevole a maggioranza anche per l'atto presentato dalla Lega, che impegna la Giunta ad assumere ogni opportuna iniziativa e confronto con il governo per dotare gli agenti di polizia penitenziaria di pistole a impulsi elettrici e spray urticante. Approvazione unanime inoltre per la mozione che chiede forme di ristoro a favore di tutte le categorie economiche oggetto di restrizione della propria attività a seguito di provvedimenti regionali e che non godano di misure equipollenti con provvedimenti statali o comunitari, presentata dalla minoranza e poi condivisa da tutti i capigruppo, e per quella firmata da Carissimi e Peppucci della Lega, che impegna la Giunta ad individuare un percorso che porti al superamento dell'utilizzo di animali nel circo su tutto il territorio regionale. Differente esito per la risoluzione leghista sul trasferimento dallo Stato alla Regione della proprietà delle strutture provvisorie per l'agricoltura e il ricovero degli animali realizzate dopo il terremoto del 2016 allo scopo di cederle ad allevatori e agricoltori. È stata rinviata in commissione, e sulla mozione di Polzi, Partito Democratico, che impegnava la Giunta regionale ad attivare ogni strumento finanziario per rafforzare l'assistenza territoriale ed ospedaliera, che è stata respinta a maggioranza. Prosegue in seconda commissione l'iter legislativo della proposta di legge che detta norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale, promossa dai consiglieri della Lega Pastorelli, Carissimi, Fioroni, Mancini, Nicchi e Rondini. L'iniziativa legislativa si prefigge di tutelare il lavoro dei professionisti e allo stesso tempo di attenuare l'evasione fiscale, rendendo obbligatorio il pagamento delle correlate eque spettanze da parte del committente per poter ottenere qualsiasi autorizzazione edilizia. La consigliera Donatella Porsi del Partito Democratico ha illustrato in seconda commissione la sua proposta di legge che prevede l'istituzione di un parco archeologico paesaggistico diffuso. L'iniziativa andrebbe ad apportare modifiche e integrazioni alla legge regionale esistente relativa al sistema museale regionale, salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi. Per Donatella Porzi si tratta di un importantissimo strumento per far ripartire l'economia regionale attraverso un turismo che protegga l'ambiente e valorizzi il territorio. L'istruttoria dell'atto è stata affidata all'ufficio legislativo di Palazzo Cesaroni. Potenziamento del personale impiegato presso l'ufficio speciale per la ricostruzione attraverso un intervento immediato e diretto da parte della Regione, sollecitando contestualmente il Governo a fornire ulteriori risorse economiche per il personale e per una maggiore semplificazione normativa. È il dispositivo di una mozione del consigliere Vincenzo Bianconi del gruppo Misto che l'Aula ha rimandato all'attenzione della seconda commissione, dove in merito si è svolta un'audizione del direttore regionale per il governo del territorio Stefano Nodessi, il quale ha sottolineato che a febbraio 2021 l'ufficio speciale per la ricostruzione potrà avvalersi di 24 nuove assunzioni dal concorso in atto. Nodessi ha fatto anche sapere di aver fatto richiesta di ulteriori 15 persone a carico della struttura commissariale. Nell'arco di circa 3 mesi, ha assicurato, l'ufficio dovrebbe essere composto da 98 unità. Mozione del consigliere regionale Vincenzo Bianconi del gruppo Misto per rafforzare il sistema di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti e delle relative famiglie, assicurando un progetto personalizzato che, garantendo la libertà di scelta, potenzi l'offerta delle prestazioni e dei servizi volti a favorire la permanenza nel proprio domicilio. Bianconi dice di voler portare l'atto in aula il prossimo 15 dicembre.
Interrogazione dei consiglieri di minoranza del PD, Movimento 5 Stelle, Patto Civico e Gruppo Misto per sapere dalla Giunta regionale i criteri utilizzati per la nomina della consigliera Paola Fioroni della Lega, vicepresidente dell'Assemblea legislativa, a presidente dell'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità. Thomas De Luca del Movimento 5 Stelle ha annunciato un'interrogazione alla Giunta in merito all'alluvione avvenuta circa 6 mesi fa dei comuni di Avigliano Umbro, Montecastrilli, Acquasparta ed Amelia. De Luca chiede a quanto ammonta rispettivamente per ogni singolo comune coinvolto la quantificazione dei danni inviata alla competente direzione regionale e, alla luce dell'esiguità dei fondi stanziati, con quali priorità di intervento e attraverso quali strumenti la Giunta intende erogare tali somme ai comuni e ai privati danneggiati. Infine, quali criteri di ripartizione saranno adottati e in quale proporzione verranno attribuiti ad ogni parte. Paola Fioroni, della Lega, vicepresidente dell'Assemblea legislativa, attraverso un'interrogazione chiede alla Giunta di sapere quali iniziative intenda assumere sulle vicende che interessano gli istituti di credito operanti in Umbria, favorendo il dialogo con quelli che hanno un forte radicamento con il territorio, con il suo tessuto socio-economico e con i loro stakeholder. I consiglieri del Partito Democratico, Paparelli, primo firmatario, Bori, Bettarelli, Meloni e Porsi, annunciano la presentazione di una interrogazione in merito alla somministrazione della prima fase del vaccino anti-Covid-19. Nello specifico chiedono di sapere se la Regione Umbria ha redatto il piano e in quale data ha provveduto a inviarlo, in ottemperanza di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e di conoscere quali sono i presidi di somministrazione individuati, sia ospedalieri che residenziali per anziani, in adempimento al dettato della richiesta. Il consigliere regionale Andrea Fora, Patto Civico per l'Umbria, annuncia la presentazione di una interrogazione per conoscere azioni, interventi e provvedimenti che la Giunta metterà in campo per garantire la riapertura delle scuole da gennaio in presenza e in sicurezza. Ed anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito. L'appuntamento è alla prossima settimana. Arrivederci.